Terra tra due mari, Adriatico e Ionio, partendo da una linea condotta dal punto più interno del Golfo di Taranto fino alla contrada del Pilone a nord di Ostuni. Questa è una sapiente ed elegante definizione geografica di quella splendida terra ricca di storia e tradizioni, ed oggi ambita e sempre più affollata meta turistica italiana, il Salento. Già nell'antichità i greci chiamavano questa regione Messapia, appunto terra fra due mari. Ma la definizione è quasi stretta, considerando che il Salento è divenuto nel corso dei secoli un vero e proprio crocevia di popoli, di culture e di commercio. Un punto d'incontro tra Occidente e Oriente, non solo una suggestiva e unica terrazza naturale sullo specchio di mare azzurro, ma una vista privilegiata su accadimenti di portata epocale, su alcuni dei passaggi fondamentali della storia e sull'evoluzione della società. La campagna, le cicale, il tormento del vento che soffia verso l'immensa distesa marina. Questa è l'immagine che molti di noi conservano della terra salentina, dei colori, dei suoni e dei profumi, tra le movenze incandescenti della pizzica e lo sciabordio delle onde. Ma qualcosa si è improvvisamente interrotto. Lo scorrere del tempo si è sbriciolato in un istante, demolito dal rombo improvviso dei motori che ha sancito il ritorno del Salento nel calendario del campionato italiano rally, dal quale mancava ormai da alcuni anni, per l'esattezza dal 2011. La 50ª edizione di questa gara ha ricordato a tutti che le bellezze paesaggistiche e naturali, la cucina saporita e ammagliante e le dolci coccole tipiche delle vacanze estive possono sbiadire in un attimo, tramutarsi in un ricordo. Qui, ora, ci sono le prove speciali di un rally. Percorsi che non danno respiro, un asfalto che cambia più volte in pochi chilometri il grado di aderenza, la polvere e i temuti e sempre micidiali muretti a secco che fanno da cornice a buona parte delle strade salentine. Un attimo di distrazione, un leggero errore e tutto va in fumo. Ma non è questo ciò che è accaduto a Paolo Andreucci e Anna Andreussi, capaci di condurre ad una vittoria trionfale la loro Peugeot 208 T16 e di allungare in maniera decisa nella classifica del campionato italiano, quando da qui al termine della stagione mancano ora 3 gare. E 11.
Il successo di Ucci e Ussi è stato perentorio, indiscutibile, suggellato da un ritmo di gara che ha intorpidito i tentativi di reazione della concorrenza, presto frantumati in errori e problemi tecnici di varia natura. Il successo al 50° rally del Salento consente a Paolo Andreucci e Anna Andreussi, oltre che naturalmente a Peugeot Sport Italia, di proseguire il cammino verso la meta più ambita, il 10° titolo tricolore. Una vetta straordinaria che andrebbe a incorniciare una carriera tanto unica quanto straordinaria. Ma le vette che animano il motorsport sono molte. Una delle più famose e celebrate si trova in Colorado e si chiama Pikes Peak. Lì dove osano le aquile, lì dove ha osato Sebastian Loeb, autore di un'autentica impresa alla guida di una versione specifica e adeguatamente adattata della Peugeot 208 Turbo 16. Un'impresa d'altri tempi per un pilota che ama sfidare se stesso e il tempo, appunto. Le emozioni impagabili della guida di Sebastian Loeb non finiscono qui e torneranno nel corso di questa puntata di Codice Rally per ammirare ancora una volta lo straordinario talento del pilota francese e le fasi finali della sua prova straordinaria offerta non molto tempo fa in occasione di una delle edizioni storiche della Pikes Peak. Adesso è arrivato invece il momento di volgere lo sguardo al passato, all'epoca e ai fasti indimenticati delle Gruppo B, nel ricordo in particolare delle loro prestazioni apparentemente senza limite e delle gesta dei piloti che hanno animato questa stagione assolutamente irripetibile della storia dei rally. La storia delle Gruppo B è un capitolo unico nel panorama del motorsport. Avremmo anche potuto limitarci a dire delle rally, ma sarebbe stato decisamente troppo poco. In pochi anni questi bolidi hanno infatti incarnato, come meglio non si poteva, lo spirito delle competizioni. L'evoluzione tecnica che si spinge avanti verso limiti infranti con sempre maggiore velocità.
le vicende umane che si intersecano altrettanto rapide a quelle sportive, in un rincorrersi di trionfi, colpi di scena, battaglie epiche e purtroppo gravi incidenti che sanciranno, dopo pochi anni, l'abolizione di questa categoria dell'automobilismo sportivo. L'idea era brillante, coraggiosa per certi versi, inno al motorsport cantato con passione a squarciagola. Consentire ai grandi costruttori di auto che alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80 partecipavano al campionato del mondo rally, di poter schierare vetture a prestazioni elevatissime con restrizioni tecniche ridotte al lumicino, quasi inesistenti. Da qui la nascita delle irripetibili Gruppo B, esagerate, esasperate, memorabili, destinate a durare poco. Tra i marchi più agguerriti nell'accettare questa sfida, Peugeot giocò un ruolo di primo piano. Il modello individuato fu la Peugeot 205, presto declinata in una potente versione Turbo 16. Il regolamento parlava chiaro, era necessario omologare 200 esemplari per poter accedere al gruppo B. Peugeot realizzò presto questo obiettivo e si lanciò immediatamente nella bagarre, in particolare contro due avversari di straordinario valore, Audi e Lancia. Il marchio francese non aveva fino ad allora mai conquistato un titolo iridato, se non nel 1981, esattamente l'anno successivo alla omologazione del gruppo B, con la Talbot Sunbeam Lotus, marchio minore del gruppo Peugeot e all'epoca recentemente acquistato. Alla fine del 1981 l'attività sportiva della Casa del Leone si riorganizzò sotto l'insegna di Peugeot Talbot, capitanata da Jean Todt. La 205 Turbo 16 avrebbe dovuto esordire nel corso del 1983, ma la prima partecipazione ad una gara del campionato mondiale rally avvenne solo nel 1984, al Tour de Corse, e per poco, a Rivatenen, non riuscì a ottenere una vittoria clamorosa. Finì male con un capottamento, ma fino a quel momento il pilota finlandese aveva letteralmente demolito la concorrenza. Nello stesso anno la Peugeot vinse comunque tre gare: Mille Laghi, Sanremo e il RAC. Nel frattempo l'evoluzione della 205 Turbo 16 si arricchì di un secondo passaggio. Si chiamò Evo 2 e rappresentò una pura espressione di potenza e velocità. I cavalli, che inizialmente erano già 370, divennero 560. Un'enormità se pensiamo che il peso della vettura era sceso fino a 930 kg. Un rapporto peso-potenza mostruoso, ottenuto non solo con il nuovo turbocompressore fornito dalla Garrett, con una pressione di esercizio fino a 2,5 bar, ma anche attraverso l'adozione della fibra di carbonio, che insieme all'acciaio divenne l'anima del telaio. Il 1985 e 1986 sono per Peugeot gli anni del trionfo, gli anni dei due titoli mondiali. Un dato può fornire la misura della superiorità della 205 Turbo 16 e dei suoi equipaggi rispetto agli avversari. Al rally di Monte Carlo del 1985, Harry Vatanen, nonostante una penalità di 8 minuti, vinse comunque con 5 minuti di vantaggio sul campione tedesco Walter Röhl. Alla fine della stagione fu però Timo Salonen a regalare a Peugeot la gioia immensa del titolo mondiale. Harry Vatanen rimase infatti coinvolto in un grave incidente al rally d'Argentina, che decretò in sostanza la fine della carriera per il pilota finlandese. Nel 1986 Peugeot si ripeté e raggiunse questa volta il successo finale con Juha Kankkunen. Alcune questioni tecniche e regolamentari maturate al rally di Sanremo prolungarono l'attesa per l'assegnazione del titolo, ma alla fine il marchio francese ottenne sia il titolo piloti che quello costruttori. Un trionfo che fu anche l'ultimo capitolo riguardante l'epopea delle Gruppo B. Questioni di sicurezza spinsero gli organizzatori ad escludere queste vetture dal campionato del mondo rally. Una motivazione indiscutibilmente sensata, che nulla toglie al fascino e alla suggestione di questi anni di rally. Eroici, epici, indimenticabili. La storia, unica e irripetibile, delle Gruppo B è destinata ad occupare per sempre un luogo nella memoria del rally e di tutti coloro che lo amano profondamente. Una storia che accomuna passione e tecnica, protagonisti straordinari e imprese leggendarie.
La memoria aiuta a non dimenticare, a conservare questi splendidi ricordi e a trasformarli in un propellente inesauribile per tutti coloro che si muovono e agiscono nell'universo del motorsport. Ma le emozioni, pardon, le sensazioni, arrivano anche dal presente, da ciò che è sperimentabile anche a bordo delle auto Peugeot. Il tutto è raccontato magistralmente nella webserie Hashtag Sensation Driver, nella quale Stefano Accorsi è regista e protagonista. 6 episodi che in modo autoironico, leggero e disincantato forniscono una chiave di lettura di alcune delle principali sensazioni umane: gioia, invidia, esaltazione, paura, orgoglio e stupore. Buongiorno, signora Corsi. Sono qui per accompagnarla agli studi di produzione. Ah, il nuovo 3008. Pensavo di essere l'unico ad averlo. In anteprima assoluta, mi hanno detto. Sa, sono il loro testimone. Piace, questo SUV? Il SUV. Sul suo 3008 ci sono quei tasti lì? No, eh. Provi. Clicchi. Oddio. Sedili massaggianti servono per tonificare e rilassare le fasce muscolari. Ad averle. Oggi devo andare a fare un provino importantissimo e la sua tavola da surf mi potrebbe aiutare per entrare nel personaggio. Non è che me la può prestare? Certo, nessun problema. Grazie. Ehi, piccolino! Ci penso io, non ti preoccupare. Aspettatemi qua! Ci penso io. Amore, guarda! Ci ha riportato il palloncino! Ringrazia, Claudio Santamaria! Grazie! Ecco. Claudio Santamaria avrebbe fatto così. Oh! Claudio Santamaria. Eccomi, non mi ha visto nessuno. Beh, certo, passi inosservato tu. No! No! Maledetto! Ma sei pazzo? Queste foto non possono uscire. Non devono uscire. Guarda, con questa camicia dimostro 10 kg di più. Con la giacca me la devi fare. Vieni. Pronto? Vai. Com'era? Perfetta. Voilà. In modo divertente, provocatorio e veloce, Stefano Accorsi ha utilizzato la webserie Hashtag Sensation Driver per giocare con gli stereotipi dell'attore, per trasmettere emozioni e, perché no, anche per mettere in evidenza il design e la tecnologia dei modelli Peugeot, protagonisti questa volta davanti alla telecamera, tra i quali 2008, 3008, 208 GTI e 308 GTI. Un'operazione interessante e ben riuscita, un'idea che Stefano Accorsi e Peugeot Italia hanno realizzato in collaborazione con Havas Milan. Ma come si usa dire, ogni promessa è debito, ed è quindi arrivato il momento di rituffarci nelle emozioni della Pikes Peak. Ormai, Sebastian Loeb e la Peugeot 208 Turbo 16 sono quasi arrivati alla vetta.
con la straordinaria impresa compiuta da Sebastian Loeb alla Pikes Peak e con l'altrettanto meravigliosa vittoria ottenuta da Paola Andreucci e Anna Andreussi al 50° Rally del Salento, anche questa puntata di Codice Rally volge al termine. Ma le emozioni alla hashtag Sensation Driver non si fermano qui, già pronte a ripartire dalla prossima settimana, come sempre, naturalmente con Codice Rally.